Perché? Perché? Ciao, buon pomeriggio, io sono Indy e benvenuti qua su Poppy Playtime. E benvenuti qua nel secondo capitolo. O primo capitolo, no, secondo capitolo, perché prima anche se era un prologo, era sempre il capitolo 1. Ho deciso di continuare questo gioco, non per mia scelta, perché totalmente a caso, mentre stavo facendo un'altra registrazione, quella che avete visto di Apex, qualcuno ha deciso di regalarmi Poppy Playtime capitolo 2. Ringrazio Tecnico per questo fantastico dono. Grazie mille, grazie. Però non dovevi. No, no, seriamente, non dovevi. In ogni caso, sono pronto per vedere che cosa succederà in questo fantastico episodio. So già che avrò tanto da bestemmiare, quindi è molto più lungo da quel che so. Sarà molto più lungo del solito. Non sarà un qualcosa di pochi minuti. Sarà forse un'oretta, chi lo sa. Ma scopriamolo assieme. Dopo che hai liberato Poppy, la situazione ha iniziato a cambiare radicalmente e stai cercando un modo per fuggire fuori dalla fabbrica. Ora ti accorgi di dover andare a fuori dai coglioni? Perfetto, ormai è troppo tardi, ragazza mia, ormai è troppo tardi. Iniziamo! With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Iniziamo bene. Iniziamo meravigliosamente. Poppy Playtime, capitolo 2. Iniziamo, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Allora, nel volo precedente siamo rimasti con aver ammazzato un pupazzo e aver deciso di risvegliare Poppy. Però Poppy adesso non c'è più, non... E anche il framerate non c'è più. E vediamo che cosa succede, perché sono curioso. Allo stesso tempo non voglio giocare. Ah, qui ha distrutto tutto. Excuse me? Ah, io vorrei tornare indietro. Hello. Chiudo la porta. Papà. È tutta chiusa, mi sa tanti. Dimmi che non dovrò affrontare un giornato con dinosauro. Anche se è così carino e puccioso. Devo tirare? A meno che lo devo fare... I understand, forse. Ah, fammi vedere. Se io faccio così. Oddio, ma che figata! Ok, bella sta meccanica, mi piace. I like it. Un po' troppo sanguine per essere un pupazzo. Allora, dietro questa porta c'è qualcosa di bello. Scopriamo assieme cosa c'è. È una chiave! Un po' troppo grossa per i miei standard. Continua ad esserci troppo sangue in questa zona. Io la mia teoria continuo ad averla. Non è che in pratica tutti i pupazzi sono diventate le persone scomparse e che sono state uccise malamente. Perché è l'unica questione che mi viene in mente. Ho trovato un trofeo. Ho trovato una cassetta. Ho trovato un gattino morto. Allora, vediamo la cassetta. Playtime Co. Stop. Non c'è la... i sottotitoli. Nah! Goddammit! Is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory.
Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Nel 1900? Però non vorrei mai... Ok, teoria in arrivo, e questa qua è una roba molto semplice. Il fattore che Bobby sia viva è per il fattore che sia sua moglie e che abbia iniziato a sperimentare su questa questione qua, sul fattore del per quale motivo i vari pupazzi sono vivi. Voleva sperimentare sul fattore perdi qualcuno, cioè perdi qualcuno di caro, non ti preoccupare perché quel qualcuno di caro resterà per sempre con te, continuerà a giocare proprio con te perché diventerà il pupazzo stesso. Forse è questo il fattore che contraddistingue i vari pupazzi di Playtime. Il fattore che sono le... Ciao, papi. Cioè, non sei cattiva? No, forse la mia teoria è giusta. La mia teoria è giusta sul fattore che potrebbe essere la moglie del creatore. E il creatore è qualcuno che magari incontreremo, che sarà un boss finale che ci romperà il cazzo. Sì, no, no, è inutile che mi fai gli applausi, sono stato bravo. Prego. Ok, arrivo. Che figata. Arrivo, papi. Arrivo a romperti le palle. No, ma non pensavo, dai, è buona, ok. Pensavo fosse qualcuno di cattivo che ci perseguiterà per sempre, invece no. Ciao. Sì, ma non fare così. Non ti mettere a fare I see you, perché I see you tua sorella. Che bella canzoncina. Ole. Non è per nulla inquietante. Ok, Poppy, dove dobbiamo andare? Listen, I'm going to need you to trust me. Ok, non mi fiderò mai più di te. Va bene, me ne torno indietro. Ok, va bene, ho capito, ho capito. Ah, mi tocca seguirlo, vero? Yit. Wow. Elliot, Ludwig, Lady Pierre. Questa cosa è stranissima, ve lo giuro. Allora, ok, roba semplice, quindi tac. Ah, wait. Se questo qua mi fa in quella maniera, allora io faccio così. Io faccio poi così. Faccio poi così. No, aspetta, perché se io faccio così, allora io faccio così. E faccio così. Easy. Easy per easy pipisi piri piri pisi. Andiamo andare al game station. E andiamo al game station. Ce ne andiamo da questa parte. Ok, allora premiamo qui e... Ah, what the fuck? Is still working. It will be just like old times.
And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Ritorniamo al parte in cui le anime venivano messe all'interno di pupazzi. Ricordiamoci fuori di mai mettere degli psicopatici all'interno di pupazzi. Grazie. Se vedo un altro gioco dove ci, tipo, mettono l'anima di psicopatici all'interno di persone, di pupazzi, io ammazzo i creatori, perché non è possibile. È la 20ª volta che vedo una cosa del genere. Ok, perfetto, andiamo a vedere che cosa c'ha da offrirci Mommy. Però sono senza una mano, Mommy. Dove cacchio siamo finiti? Beh, abbiamo trovato una cassetta. Vediamo la cassetta. Ok, abbiamo adesso il fattore della dell'elettricità che resta per un po' sulla mano, perfetto. Ok. No, aspetta. Perché so già che mi usciranno le palline se faccio così. Clicca qui. C'è qualcosa che... Non mi piace questo suono. Perché non mi piace questo suono? Ok, allora, andiamo di sotto e attiviamo questa cosa. Ok, ole, ora basta solo fare così e fare così. Perfect. Perfectuo, perfectuo. Oh no. Oh no. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown,
and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Okay. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place I've been running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, that's the dinner bell. Good luck. Prendi per il culo? Ok, ce la posso fare. Violet! Ok. Round 3. Orange. Orange white. Orange white red. Orange white red red. White, red, red, violet. Morgan, white, red, red, violet, blue. Morgan, white, red, red, violet, blue. No! White, red, red, violet, blue. No. Fuck. Mica non devo iniziare. Mi sono girato. Okay. Blue. Blue Jay. Blue Jay heart. Blue Jay heart heart. Blue Jay cuore cuore. Blue Jay heart heart 5. Cuore, fai. Blue, J, heart, heart, fai, mellow. Blue, J, cuore, cuore, e giallo.
round four. Five. What? Oh no! Oh, it broke. That's no fun. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Che parte bastarda. Okay. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Meraviglioso. Oh. Non mi piace, non mi piace per nulla. Che cacchio c'è su? Ok. Non posso fare nulla qui. Allora, tanto qua c'è una zona per le cassette, quindi c'è una cassetta qui intorno. Ok. Così. Rigettato molti casi di bambini che hanno ricevuto bruciature di terzo grado. Che cacchio hanno preso qua, lanciafiamme? Oddio. Un po' come ci furono con certi giocattoli che in pratica tipo si pensava fossero, si potessero mangiare, e tentarono di mangiare questi giocattoli qua. Diciamo che non è andato per il buon fine. Non è andato a buon fine. Scusami. Lascia. Ok, perfetto. Stop it. Ok. Sono ritornato qui. Sono passati già 38 minuti su questa questione qua. Già passato anche troppo, diciamo. Continuiamo fra la prossima volta, quindi per mercoledì o giovedì dovrebbe arrivare il prossimo episodio, spero. Diciamo, speriamo. Mi sta piacendo, peccato non aver trovato una delle cassette, ma mi sta interessando sempre di questo gioco qua. Quindi, vediamo cosa riusciamo a fare la prossima volta.
Vediamo quanto riusciamo ad andare avanti. Credo che tanto siamo a metà. Forse siamo a metà, forse non lo so nemmeno io. E scopriremo un pochettino insieme il tutto. Quindi, da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto, lasciate una bella zampata se vi piace. E noi vediamo di ritrovarci alla prossima e fantastica puntata di Poppy Playtime, capitolo 2. Oh yeah! Au!